Eccoci in compagnia di mister Simone Inzaghi. Mister, complimenti per questa bella vittoria meritata in rimonta contro un Verona che comunque ha cercato di fare la sua partita e mi smentisca se sbaglio, ha proprio cercato di non far giocare l'Inter, soprattutto nel primo tempo. Sì, io penso che avevamo approcciato bene la gara, il primo quarto d'ora e 20 minuti, la squadra ha fatto bene, poi abbiamo preso gol e il secondo tempo, gli ultimi 25 minuti, dovevamo e potevamo fare meglio, però a volte è giusto anche dare merito all'avversario perché il Verona secondo me ha fatto un'ottima partita, è una squadra organizzata che darà filo da torcere a tutte quante. Ecco, so che non piace parlare dei singoli, però ci sono stati diversi cambi in questa partita e c'è stato il Tucu Correa, mister, che di fatto ha ribaltato il risultato. Sì, mi hanno fatto i complimenti a Tucu, a tutta la squadra, a Lautaro che rientrava in tempo record per giocare questa partita perché veniva da un problemino che gli ultimi 15 giorni l'aveva rallentato. Bravi tutti, è normale che il Tucu, un esordio con due gol in 25 minuti, penso che è stata una serata magnifica per lui, per tutti noi, per tutti i tifosi che ci hanno incitato dal primo al 90esimo anche quando eravamo sotto ed è giusto dedicare la vittoria a loro. Siamo soltanto alla seconda giornata, ma quanto pesano questi 3 punti? Ma adesso insomma la classifica, sono passate 2 partite, è normale che sapevamo che il Verona è una squadra organizzata, forte, con un ottimo allenatore e sapevamo che ci poteva creare dei problemi. Ce l'hanno creata soprattutto nella mezz'ora finale del primo tempo e lì insomma siamo stati bravi a riorganizzarci alla fine del primo tempo e rientrare a fare un ottimo secondo tempo. Cosa significa vincere e vincere così, mister, quando c'è la sosta poi la prossima settimana? Ma è normale insomma che avremo 15 giorni per lavorare, purtroppo avrò pochi giocatori, cercheremo di fare il massimo con quelli che rimarranno alla Pinetina, sperando poi insomma di approcciare bene, avremo una trasferta subito ancora, perché purtroppo il calendario ha detto seconda e terza in trasferta e ci prepareremo bene per la Sampdoria. Mister, le faccio l'ultima, le chiedo un commento appunto sul sorteggio anche dei Champions League. Abbiamo visto ieri gli abbinamenti dell'Inter. Ma insomma, diciamo che è un sorteggio non semplicissimo, sappiamo Real Madrid, sappiamo lo Shakhtar che c'è un allenatore italiano molto bravo che fa giocare bene le proprie squadre, in ultimo c'è l'ultima squadra moldava che ha fatto 4 turni preliminari, quindi anche loro vorranno fare la loro parte. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi.